Sicurezza delle scuole, un bando di finanziamento del MIUR stanzia 65,9 milioni di euro. Distacchi di cornice e intonaci, cedimenti di contrasoffitti. Purtroppo anche nelle scuole della provincia di Siracusa diventano ricorrenti gli episodi. Gli studenti sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza nelle aule e nei corridoi degli edifici che li ospitano per 6 ore al giorno. Basta con il refrain del non abbiamo fondi, comune ed ex provincia regionale possono intervenire grazie al piano straordinario di prevenzione del Ministero dell'Istruzione. Potrà contare su uno stanziamento di 65,9 milioni di euro, fondi da assegnare agli enti locali, proprietari di immobili pubblici adibiti ad uso scuola per la verifica della solidità delle strutture. A darne notizia il parlamentare siracusano Paolo Ficara, del Movimento 5 Stelle. Il bando di finanziamento pubblicato sul sito del MIUR prevede 2 linee di intervento. La principale per le indagini diagnostiche che permetteranno di conoscere lo stato di salute degli edifici scolastici. Poco meno di 26 milioni di euro serviranno per finanziare gli eventuali interventi urgenti di messa in sicurezza delle strutture. Dopo le verifiche, in particolare il 70% delle risorse sarà riservato a comuni o alle unioni di comuni, mentre la restante parte sarà ad appannaggio di province e città metropolitane, spiega Ficara. I comuni siracusani e la ex provincia regionale devono fare in fretta, devono presentare la loro istanza entro le 15 del 29 novembre. Non c'è tempo da perdere, la sicurezza non si fa a parole ma con i fatti. Alla luce dei tanti problemi recentemente emersi sulle condizioni di molte scuole siracusane, non presentare domanda per accedere alla misura sarebbe 2 volte grave. Nessuno deve dormire su questo tema. Mi aspetto che soprattutto la ex provincia regionale dia un segno. Capisco le difficoltà degli uffici e del personale, sono loro vicino, ma anche i cittadini si attendono a segnali. E questo sarebbe uno particolarmente importante, l'invito del deputato Paolo Ficara. Le domande saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: vetustà degli immobili, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970, zona sismica, popolazione scolastica coinvolta, tipologia costruttiva dei solai, assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche, eventuale quota di cofinanziamento. Queste somme sono parte di interventi maggiori, ma sono soldi messi subito a disposizione per indagini strutturali sugli edifici.